ragazze, allora, come sempre, io non so se sono a fuoco, spero di sì. Stavo pensando di comprare tipo un cannocchiale, no? Il binocolo, così guardo se sono a fuoco. Vabbè, però non so dove si comprano queste cose. Comunque, oggi faccio questo video per la mia serie di video sull'autostima. Ho letto una frase di recente su... non mi ricordo se è una frase che ho letto su Facebook o in qualche video, però è una frase detta da qualcuno di famoso, però non mi ricordo chi, e vabbè, comunque sia, questa frase è: non esistono donne brutte, esistono solo donne pigre. E niente, mi ha fatto un po' riflettere questa frase. Inizio col dire che secondo me l'autostima non dipende dalla bellezza fisica, e questo discorso ve l'avevo già fatto nel primissimo video sull'autostima, che si chiama Autostima e aspetto fisico, che ve lo linko qua sopra, perché io credo, è una cosa di cui sono assolutamente convinta, che prima di voler essere belle bisogna comunque avere fiducia in se stessi, a prescindere dalla bellezza. Secondo me bisogna avere autostima, fiducia in se stessi, a prescindere dall'aspetto fisico, e anzi l'autostima l'autostima si forma proprio grazie agli obiettivi che raggiungiamo, gli obiettivi lavorativi, gli obiettivi familiari, anche obiettivi scolastici, eccetera, e non perché ci sentiamo belle o brutte. Ecco, nel momento in cui una persona dice non ho autostima, non credo in me stessa perché sono brutta, sbaglia, c'è un errore alla base, perché la fiducia in se stessi deve esserci sempre e a prescindere dall'aspetto. È comunque innegabile dire che essere più belle aumenta, più che aumentare la fiducia in se stessi, aumenta il piacere nell'essere se stessi. Non so se mi sono spiegata, cioè è innegabile dire che comunque un bell'aspetto migliori l'autostima. Diciamo che l'autostima non deve dipendere dal bell'aspetto, ecco questo che voglio. E comunque trovate tutte queste cose, le ho già dette nel mio vecchio video, quindi potete vedere lì. E ci sono tante tante ragazze che mi scrivono, e questo vuole essere un video per loro, che si sentono inadeguate, si sentono insoddisfatte da un punto di vista fisico, si sentono brutte. Io mi rendo conto che comunque spesso la realtà è ben diversa, anzi quasi sempre la realtà è ben diversa, perché a meno che non si abbiano grossi difetti fisici, ma per grossi difetti fisici non intendo la gobbetta sul naso o la palpebra cadente o i 5 kg di troppo, per importanti difetti fisici intendo magari l'obesità estrema, intendo magari anche un naso estremamente deformato che va oggettivamente a rovinare un viso, però comunque sono casi rari, oppure non so, un bubbone gigante sul viso, ecco, questi sono i difetti estremi che oggettivamente rendono una persona brutta, che la vedi e dici cacchio, dovrebbe veramente fare qualcosa. In quei casi sì, chiaro, ma escludendo, non ad escludere tutti questi casi, non è la gobbettina sul naso, non è l'occhiaia che ci rende brutte, bensì cos'è che ci rende brutte? Cos'è che quando magari vediamo una persona in giro diciamo ma che brutta, oppure ci guardiamo allo specchio e diciamo oddio che cesso, ecco, il fatto di non avere cura di se stessi, perché io vi assicuro che la cura di se stessi è la cosa più importante. Qua mi aggancio alla frase: non esistono donne brutte, esistono donne pigre, perché la mancanza di cura verso noi stessi, mi riferisco sia al make up, al modo di vestire per valorizzarci, e sia al trascurarsi fisicamente, non curare il proprio corpo, mangiare male, bere, fumare, eccetera. Tutto l'insieme di queste cose ci può veramente rendere brutte, ma anche una ragazza bella, perché è pieno di ragazze belle che però si trascurano e sembrano brutte. Non so se avete presente il classico telefilm americano ambientato nel liceo, in cui c'è la classica ragazza cessa
che poi viene trasformata dalle amiche e diventa una gran figa. Ecco, quella cosa lì succede veramente, perché tante ragazze magari si sentono brutte solo perché magari non si sanno truccare bene, non si sanno mantenere bene, eccetera. Poi invece in realtà, se andiamo a sistemarle per bene, sono delle ragazze bellissime. Cioè io stessa, se sono struccata, non... vabbè, non è che cambio più di tanto, nel senso, io non mi faccio impazzire da struccata, però, insomma, sono ancora accettabile. Però se io, oltre a non truccarmi, mi trascurassi fisicamente, smettessi di fare esercizio fisico, mi abbuffassi di schifezze, iniziassi a fumare, a bere, oppure semplicemente mi lasciassi andare, ecco, io diventerei brutta. Perché è molto importante tenere al proprio corpo, al di là del make-up, cioè il make-up è solo l'ultima cosa, però partire dall'alimentazione, questo già si sa, bisogna mangiare bene, bisogna fare esercizio fisico, anche solo un minimo, ma anche solo per la salute. Infatti qualsiasi medico vi consiglierebbe di andare anche solo a camminare mezz'oretta al giorno, senza fare sport. Non intendo fare lo sport, anche io odio lo sport, ne faccio un po' con molta fatica, però intendo proprio anche solo fare quel minimo di movimento, mangiare bene, evitare possibilmente di fumare, di bere, tranne vabbè ci sta il sabato sera, però evitare di farlo in modo continuato, cercare di volersi bene, ecco, perché il segreto sta nel volersi bene, perché quando ci si vuole bene diventa tutto più automatico, curare il proprio fisico, che ne so, anche le cavolate tipo depilarsi, mettersi la crema, insomma bisogna prendere cura del proprio corpo, perché il nostro corpo comunque ha bisogno di questo, ha bisogno di questo per mantenersi bello. E poi chiaramente, se avete dei difetti, che avete la gobba sul naso, che magari avete un insieme di lineamenti, un insieme di caratteristiche che magari non vi rende belle davanti allo specchio o anche davanti ad altri, il make-up in quel caso può aiutare tantissimo, perché il make-up va a nascondere tutti i nostri difetti e ad esaltare i nostri pregi. Quindi anche solo un naso grosso, per esempio, si può rendere più fine. Io non sono capace di farlo, non me lo chiedete, io ho il naso grosso e me lo tengo perché non sono capace di fare il contouring sul naso, però comunque volendo si può fare, oppure si possono mettere in risalto gli zigomi, eccetera, insomma cose che sapete già. E se avete, che ne so, gli occhi che vanno verso il basso, che non vi piacciono, dite oddio, gli occhi da pesce, ve li tirate su con un trucco, a quello che voglio dire. Cioè ci sono tantissimi modi per migliorarsi, e il make-up principalmente serve a questo, perché poi noi su YouTube, noi ragazze così, magari ci trucchiamo con mille colori solo, insomma, per fare scena, perché ci piace, però in realtà lo scopo principale del make-up non è fare le pagliacce, bensì nascondere i propri difetti e far sì che il nostro viso diventi bello nel modo più naturale possibile, che abbia un bell'aspetto. E stessa cosa per il corpo, a seconda di come lo vestite, se avete qualche chilo in più lo vestirete in un certo modo, eccetera. Il corpo va anche valorizzato. Se non vi sapete vestire, vi vedete brutte, magari a volte è soltanto perché vi vestite male, ecco. E poi i piccoli difetti. Chiaramente è giusto, se si vuole, se lo si desidera, migliorarli, avere un po' di pancetta, va bene, avete un po' di pancetta, fate un po' di sport, migliorate la vostra alimentazione, vedrete che andrà molto meglio. Avete i denti storti, mettete l'apparecchio, l'ho fatto anch'io, io ho fatto anni con l'apparecchio, e anche... da adulta, per sistemare uno spazietto, ho messo l'apparecchio invisibile, insomma, perché questo spazietto mi dava fastidio, no? Per dire, avete la gobbetta sul naso, potete nasconderlo col make-up, se volete potete rifarvi il naso, per carità, cioè, ognuno fa come vuole, i rimedi ci sono. Io dico che
In realtà queste caratteristiche, sapete che vi dico una cosa a proposito dei nasi, che ho letto da qualche parte che le ragazze orientali si fanno fare la gobba, cioè vanno a rifarsi il naso, si fanno fare la gobba per assomigliare a noi, perché sapete che le orientali hanno tutto il nasino così come piace a noi, no? A loro invece non piace, vogliono somigliare a noi perché ci trovano più belli e si fanno fare la gobba. Quindi per dire, ogni caratteristica fisica può avere la sua bellezza. Un naso imperfetto può avere la sua bellezza e lo, cioè, se lo dico io. Chiaramente se la cosa proprio vi sconvolge, che vi fa sentire brutte, potete comunque rimediare, ecco questo che voglio dire. Ed è giusto farlo con tutte le altre parti che non ci piacciono, spesso e volentieri non è neanche necessario ricorrere ad interventi estetici, perché basta veramente sapersi valorizzare per sentirsi belle. Poi l'intervento estetico, come nel mio caso, è stato uno sfizio, è stata una cosa in più, però comunque io fin da quando ero giovane ho imparato comunque a valorizzarmi, perché vi assicuro che se mi togliete l'extension, mi togliete il trucco, mi mettete una settimana a mangiare schifezze, vedete che mi trasformo nel peggior cesso mai esistito. Quindi è questo che vi voglio dire: impegnatevi, non buttatevi giù di morale, non dite no, non potrò mai essere bella, non potrò mai piacermi e quindi non faccio niente. Questo è sbagliatissimo, dovete impegnarvi per voi, per il vostro corpo, anche per la vostra salute fisica e mentale. Impegnatevi, non siate pigre con il vostro corpo, dovete curarlo, ecco, il corpo come qualsiasi altro nostro organo va curato, il nostro corpo va sempre curato sia interiormente che esteriormente, ecco. Quindi questo è il consiglio che vi voglio dare: non siate pigre con voi stesse e vedrete che sarete belle tutte, perché anche una donna che magari può sembrare un po' bruttina, con i giusti accorgimenti può essere una bella donna. E poi ricordatevi sempre che l'aspetto curato rende belle tutte, nel senso che magari se anche una ha un difetto, però è curata, però è truccata bene, ma anche, non dico truccata in modo esagerato, però proprio ha un aspetto ben tenuto, in ordine, pulito, fa tutta un'altra figura rispetto anche a una bellissima che è trasandata, è buttata lì, insomma, è meglio quella brutta che però si tiene, ecco questo che intendo dire. Quindi mi raccomando, curatevi, questo è il consiglio che voglio darvi, curate il vostro corpo e vedrete che sarete molto più felici con voi stesse. Spero che questo video vi sia stato utile. Io ho ripreso a gesticolare, quindi vuol dire che i dolori mi sono un po' passati, quindi niente, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!